San Pietro in Vinculis, detto San Pierino. Questo sacro edificio è uno dei più antichi di Pisa. Diremo qui brevemente che Guido Pavese vi eresse una collegiata di canonici regolari nel 1072, che fu consacrato solennemente nel 1118. E una lotta più sanguinosa poi avvenne in mare, tra pisani e genovesi, in cui i genovesi furono sconfitti e i prelati e i legati diretti a Roma furono fatti prigionieri, con l'eccezione di alcuni uccisi o annegati. Ho attraversato tutta la città a cavallo tra due ali di un popolo festante e sono finalmente giunto nella mia dimora prescelta, a San Pietro in Vinculis. Da quando sono l'arcivescovo di Pisa mi sono molto impegnato a onorare e difendere gli interessi della mia città, ponendo fine anche a quell'infinita diatriba tra il comune di Pisa e Sua Santità il Papa, provocata dall'interdetto lanciato a seguito della battaglia del Giglio, e che tanto danno arrecò ai pisani. Ma ormai tutto questo si è risolto da molto tempo, e ora devo pensare a organizzare la visita pastorale in Sardegna per conto del Papa. Mi accompagneranno anche alcuni esponenti di alto rango di importanti famiglie della città. Ora devo convocare il mio seguito e anche due ambasciatori del comune. Questi erano i pensieri di Sua Eccellenza Federico Visconti, arcivescovo di Pisa e primate di Sardegna, nei giorni precedenti il 23 marzo 1263, quando con una galea allestita dal comune di Pisa, recante le insegne rosse della città e debitamente protetta da 100 armati, prendeva il largo dallo scalo di San Rossore alla volta della Sardegna. San Pietro in Vincoli, la dimora prescelta dall'arcivescovo Federico Visconti, un nome molto particolare. Deriva dalla omonima basilica romana in cui sono conservate le catene che avvinsero San Pietro durante la sua prigionia, prima a Gerusalemme e poi a Roma,
dove miracolosamente si ricomposero. Nel 442 d.C., a perenne ricordo dell'accaduto, venne consacrata a Roma una prima basilica, in cui furono conservate le catene. Nel mondo cristiano questo avvenimento ebbe una vasta eco e si diffuse così velocemente che molte furono le chiese dedicate a San Pietro in Vincoli, spesso ricche di reliquie. È in tale contesto che la Chiesa assume questo nome, tanto più significativo per il nostro territorio che presentava altre chiese edificate nel nome di Pietro, come San Pietro in Padule, San Pietro in Cortevecchia, San Pietro a Ischia e non ultima San Piero a Grado, costruita nel luogo dove, secondo la tradizione, sbarcò Pietro, proveniente dalla Siria e diretto a Roma. San Pietro in Vincoli è una piccola chiesa, ma fa parte delle altre piccole grandi chiese di Pisa, quali San Sisto, San Frediano, Sant'Andrea fuori Spottam. Gli olivetani, che fino al 1774 l'hanno amministrata, sono stati trasferiti al monastero di San Michele degli Scalzi, mentre io, nello stesso anno, sono stato nominato priore della nuova parrocchia, che seppur costituita per lo più da un popolo di macellai, pescivendoli e pizzicaroli, possiede una chiesa molto antica e anche illustre. La nostra chiesa venne attestata per la prima volta nel 1018, ma sorse probabilmente al posto di un tempio preesistente, denominato San Pietro ai Sette Pini, risalente addirittura all'epoca longobarda. Esso era situato poco al di fuori delle mura urbane altomedievali, localizzate proprio qui vicino, lungo l'asse Via Notari, Via delle Sette Volte, Via Sant'Apollonia. Questa fabbrica fu uno dei primi esempi del tipo alloggia, che a Pisa ebbero una vasta diffusione. Ve ne sono numerosi esempi, quali la Chiesa dei Santi Felice e Regolo o la Chiesa di San Luca. Era dotata anche di un chiostro e forse di una sala capitolare. Nel 1072 il vescovo Guido da Pavia eresse una collegiata di canonici regolari che professavano la regola di Sant'Agostino. Di questo antico tempio, purtroppo, è rimasto ben poco, forse le prime tre campate orientali e la zona absidale. Dopo varie fasi costruttive, nei primi anni del XII secolo, la chiesa venne riedificata e riconsacrata, come adesso la vediamo. La navata e il pavimento furono sopraelevati. Venne eretta la canonica sul fianco destro, mentre la facciata e il fianco nord vennero modificati sul modello buschettiano della cattedrale, nel cosiddetto stile romanico pisano. Come infatti si può osservare, si distinguono archi ciechi, decorati e intarsiati, con rosoni e losanghe. In facciata si evidenziano anche quattro bifore, di cui tre poste sui portali di accesso. La pietra impiegata è di diversa provenienza,
da quella dei Monti Pisani ai marmi apuani alla panchina di ambiente litoraneo. Nello stesso periodo, siamo nei primi anni del XII secolo, fu sentita la necessità di costruire nei pressi della chiesa e ad essa associato anche un ospitale per fornire assistenza e ospitalità ai bisognosi. Attorno alla metà del XII secolo, il priore dell'epoca acquistò una casa-torre che fu adattata a campanile. Nella cosiddetta area di fuoriporta, dove si insediava la chiesa, vi erano infatti diverse domus e case-torri appartenenti al ceto dirigente cittadino, quale la potente famiglia Visconti. Ed eccomi qui da voi, messer Torcello. Sono venuto come d'accordo per l'acquisto della torre. Ne abbiamo bisogno. Se ce la vendete farete un servizio alla chiesa che necessita di un ampliamento. E a gloria di Dio metteremo anche le campane per chiamare i fedeli alla voce del Signore. E io, priore signoretto, mantengo la parola e ve la vendo. Come sapete, qui alloggia la mia famiglia, ma per servire la chiesa mi comporterò come si addice ad un buon cristiano. Ci trasferiremo qui vicino in via delle Belle Torri. E quanto volete allora? Avevamo detto 275 lire di moneta lucchese con il pezzo di terra accanto, e 275 lire siano, non pretendiate che ve la dia per una lira di meno. E sia, con il pezzo di terra accanto per 275 lire accetto. E così fu. Prendendo atto di quanto concordato, il giorno 7 settembre 1157, il notaio imperiale galiziano, alla presenza del priore signoretto, di Torcello, del Funneri, con la moglie Binia, e di Gerardino, nipote di Torcello, con la madre Galiana, stipulò il contratto per l'importo stabilito in 275 lire lucchesi. Talvolta mi capita di sognare. Torno indietro nel tempo e provo a immaginare il quartiere medievale di Fuoriporta, con la chiesa e la sua piazzetta adiacente, prospiciente l'Arno, e adibita a piccolo mercato, brulicante di odori e di persone vocianti che contrattavano, acquistavano e vendevano formaggi e legumi, olio e miele, appoggiati sopra banchetti in legno o dentro ceste di vimini. Sono queste le immagini che si affacciano nella mia mente, ma come sovente accade nella storia, tutto cambia e si trasforma. E così la Chiesa subì un lungo periodo di decadenza e attraversò varie vicissitudini. Merita menzionare nel 1463 l'affido in commenda al pisano Biagio d'Ascorno e successivamente nel 1488 il passaggio al monastero olivetano di San Girolamo di Agnano fino al 1774. In questi tre secoli la chiesa venne modificata e ristrutturata secondo gli stili architettonici che si avvicendarono nel tempo. Per citare solo alcune delle opere realizzate, merita ricordare la tamponatura del loggiato meridionale, nuove finestre nelle navate o la scialbatura degli affreschi della cripta. Adesso, salendo alcuni gradini, entriamo all'interno, attraverso la porta centrale.
L'aspetto della chiesa, semplice e prezioso, attira la nostra attenzione. Sulla parete del coro si impone immediatamente alla vista, in tutto il suo splendore, la croce dipinta su tavola del XII secolo, attribuita al pittore pisano Michele di Baldovino, con il Cristo al centro, in alto una raffigurazione dell'Ascensione della Vergine, sui margini le figure della Vergine e di San Giovanni Evangelista, e alla base il diniego di Pietro. Un'altra magnifica opera del XII secolo è il pavimento a mosaico cosmatesco, con motivi geometrici, simile a quello della nostra cattedrale, quasi da poter supporre che vi abbiano lavorato le stesse maestranze. Sulla controfacciata risalta l'affresco raffigurante l'Annunciazione, unica testimonianza di un ciclo pittorico che nel XII secolo interessava gran parte delle pareti della chiesa. Sul pilastro sinistro, antistante l'area presbiteriale, si conserva l'affresco di San Giacomo del 300. Guardiamo ora con attenzione le colonne delle navate. Sono ornate con dei bei capitelli romanici. Proseguendo, si incontrano gli altari settecenteschi. Quello a sinistra è dedicato a San Girolamo. L'altro, a destra, è impreziosito da una cornice lignea dorata, contenente un affresco con l'immagine del volto della Vergine con bambino, risalente al 300. Proviene dalla cripta ed è stato dipinto da un buon pittore della cerchia del Pisano, Giovanni di Nicola. Procedendo verso l'altare, si scorgono due sarcofagi di epoca romana, risalenti al II-III secolo d.C. Provengono dalla cripta. Uno sta proprio qui sotto l'altar maggiore, è in marmo e raffigura un uomo togato con due geni ai lati. L'altro, posto sulla parete di fondo della navata destra, rappresenta quattro figure, forse da identificare nelle quattro stagioni. In alto, sulla stessa parete, ecco il bel crocifisso in cartapesta del XVII secolo. Dietro all'altare si nota invece un frammento di affresco con San Pietro e l'angelo, risalente al XII secolo. Adesso, tramite la scalinata posta a destra dell'ingresso principale, scendiamo nella cripta, un tempo loggia aperta sulla piazza antistante l'Arno, adibita a cimiterium, come testimoniano molte scritte tracciate su colonne e capitelli. Si dice che nelle tombe siano stati ritrovati persino scheletri di cavalli e di cani, come usavano i Longobardi e gli Arabi nelle loro sepolture, per riguardo ai loro animali più fedeli e meritevoli. Ma questo loggiato veniva anche utilizzato
come spazio pubblico per contrattare o dirimere vertenze. Non c'è da stupirsi che proprio in questa chiesa fosse conservato il prezioso manoscritto delle Pandette Pisane, risalente al VI secolo. Tale raccolta di leggi del diritto romano, compilata dai giuristi di Giustiniano, giunse a Pisa con il Sacco di Amalfi, o forse fu portata da giuristi pisani che operavano a Costantinopoli, quali ad esempio Burgundio. La nostra antica Repubblica conservò e utilizzò con grande attenzione e lungimiranza questi codici fino al 1406, quando, purtroppo, i fiorentini, a seguito dell'occupazione della città, li trasferirono a Firenze come bottino di guerra. Da allora presero il nome di Pandette Fiorentine. Da quel periodo sono trascorsi molti anni e questo tempio si è trasformato anche nel suo aspetto. Osserviamo con più attenzione la cripta, da loggiato aperto verso l'Arno a spazio chiuso, ma certamente suggestivo, e suddivisa in quattro navate. I capitelli delle colonne sono per la maggior parte di reimpiego, di epoca romana. Sulle volte delle prime tre campate si notano anche degli affreschi che rappresentano figure di santi risalenti al XIV secolo. Credo che li abbia realizzati Francesco Neri da Volterra. Un ulteriore affresco di epoca molto più tarda è presente sul muro sud. Esso era posizionato sopra ad un altare settecentesco che venne successivamente trasferito nella chiesa. Adesso credo proprio di aver terminato. Voglio ancora menzionare due dipinti provenienti dalla chiesa di Sant'Andrea fuori Sportam, il riposo della Santa Famiglia di Aurelio Lomi del XVII secolo e i santi Andrea e Luigi, attribuibile a un anonimo pittore del Seicento. Dimenticavo dei reliquiari, ne troviamo una bella collezione che risale per lo più alla mia epoca. Una volta questo tempio conservava molte reliquie provenienti addirittura dalla cattedrale e qui traslate dal vescovo Pietro nel 1118. Si svolse una solenne processione con il vescovo che percorse a cavallo tutto il tragitto fino alla nostra chiesa di San Pietro in Vinculis. Ora devo proprio andare. Sono davvero in ritardo e l'arcivescovo mi aspetta. Ho narrato tutto quello che ricordo e che ho appreso in questi lunghi anni. Abbiamo ascoltato il padre priore nel suo racconto. Ci descrive una chiesa meravigliosa, dal passato glorioso e legato alla storia della Repubblica. Abbiamo incontrato un personaggio straordinario, come quello dell'arcivescovo Federico Visconti, che effettivamente scelse San Pietro in Vincoli come sua dimora anziché il palazzo arcivescovile. Una figura di spicco, quella dell'arcivescovo, che diede impulso alla costruzione di chiese, come quella di San Francesco, e iniziò i lavori per la costruzione dell'ospedale di Santa Chiara e pose le basi per la costruzione del Camposanto monumentale cittadino. Un pastore attento alla vita religiosa cittadina
e anche attraverso il culto di alcuni santi e beati locali come San Ranieri e Santa Bona. Ecco, adesso sarò io a condurvi alla fine di questo viaggio alla scoperta della chiesa di San Pietro in Vincoli. Dopo la morte del padre priore, siamo ormai nell'Ottocento, la chiesa di San Pierino, come viene chiamata dai pisani, fu oggetto di interventi di restauro, ma solo nei primi del Novecento furono eliminate le superfetazioni barocche, riportando così l'edificio al suo aspetto romanico. Non molti anni fa, nei primi anni 2000, sono state collocate nella chiesa alcune opere di artisti contemporanei, quali il dipinto della Crocifissione di San Pietro, di Salvatore Azzeni, posto sopra all'altare una volta dedicato a San Girolamo. Poi altri tre dipinti, uno su tavola, e altri due stendardi posti sulle navate laterali, tutti dedicati alla vita del santo patrono cittadino, San Ranieri. Merita anche molta attenzione il tabernacolo bronzeo suggestivo realizzato nella seconda metà del XX secolo dal bravo scultore pisano Mario Bertini. Le sue opere sono anche visibili nelle chiese di San Piero a Grado e di San Paolo a Rivadavia. L'anno cruciale che diede una svolta al futuro della Chiesa fu il 1994. A seguito di cedimenti strutturali l'edificio fu chiuso al pubblico. Poi, grazie alla volontà e alla tenacia di Monsignor Armani e alla presenza delle istituzioni preposte, fu ultimato il piano di restauro completo dell'edificio. 15 anni dopo, era il 2009, il Tempio fu riaperto al pubblico, alla presenza delle autorità cittadine, che restituirono così alla città una delle creazioni più antiche e originali dell'architettura romano-pisana. Dal 2015 San Pierino ospita la Chiesa Cattolica Ucraina di rito bizantino, che svolge qui le sue funzioni religiose. Fratelli, ci troviamo nella chiesa di San Pierino a Pisa, San Pietro in Vincoli. Durante la sua tribolazione in carcere, lui ha dato una sicura presenza della fede fra i fratelli con quali è stato imprigionato. Oggi in questa arcidiocesi di Pisa, sotto la guida di Giovanni Paolo, arcivescovo e metropolita, questa comunità ucraina greco-cattolica prega per unità della Chiesa. Giunti alla conclusione del nostro viaggio, diamo uno sguardo al magnifico scenario che accompagna da secoli la storia della chiesa di San Pietro in Vincoli. Seguitemi.
Primo, io il bello.